Buonasera da Filippo Brusa, benvenuti alla quinta puntata di Biancorossi News che ha un titolo speciale, Cuore di Mastino. Questa rosa non è un omaggio alla nazionale dell'Inghilterra che gioca questa sera la semifinale con la Croazia al campionato del mondo, ma è un omaggio per il volto femminile di Biancorossi News. Giulia, buonasera Buonasera, Giulia. Mettiamo questa rosa, la facciamo custodire in questa coppa, in questo vaso, che è una coppa speciale. Perché è una coppa speciale? Perché è l'ultimo trofeo internazionale vinto da Varese. E non è stato vinto dal basket, ma è stato vinto dall'hockey. In effetti il titolo di questa puntata è Cuore di Mastino. E possiamo introdurre subito gli ospiti della puntata. Vincenzo Brianza, noto avvocato di Varese e custode di questo cimelio interessante. Adesso ci spiegherà perché questo cimelio è finito proprio a lei. Di fianco abbiamo Matteo Cesarini. Matteo Cesarini è un giocatore di hockey che ha conosciuto una metamorfosi abbastanza speciale. Prima cucciolo di mastino, poi si è trasformato di colpo in un'ape assassina e adesso è tornato mastino. Giusto? Perché i mastini stanno tornando, i mastini stanno tornando a Varese. Ma partiamo con l'avvocato Brianza. Avvocato, questa è una coppa bellissima, la Federation Cup, vinta dai Mastini nel 95, anno di nascita della nostra bellissima Giulia, quindi non è a caso Tutto che torna. tutto tu si tiene. Come mai lei custodisce questo trofeo? Ma la custodisco perché sono stato l'ultimo alfiere, nel senso che nella stagione 95-96 praticamente la responsabilità operativa della società era mia, con la presidenza della signora Caterina Colombo Scimano, che era lo sponsor, e quindi è rimasta a me, perché poi a fine stagione 96 Scimano ha abbandonato la sponsorizzazione, quindi è finita l'epopea della squadra a livello Serie A, a livello anche internazionale. Ecco, Cesarini ha provato ad andare all'estero, questo è l'ultimo trofeo internazionale vinto da una squadra di Varese. Cesarini è volato in Svizzera, è volato in Svizzera, è andato in Svizzera in Canton Ticino, per arrivare in Canton Ticino basta la macchina, basta poco. Matteo, lei in Svizzera con i Killer Bees è stato protagonista come giocatore presidente di una storia degna di essere ricordata, insomma. È stato richiamato qui dalla federazione l'anno scorso, insomma, se ci vuole un attimo parlare di questa esperienza e poi un po' del suo ritorno da Mastino. Allora, ciao Filippo, innanzitutto. Sì, la nostra esperienza negli ultimi anni è stata in Svizzera. Noi siamo partiti nel 2006 con una nuova realtà, appunto, che aveva come obiettivo far ritornare una squadra senior in città, e dopo un paio di anni di esperienza in seno alla Federazione Italiana siamo andati in Svizzera per scelta. Abbiamo fatto diverse stagioni in terza e quarta lega con un paio di promozioni, anche una piccola coppa per noi importante che è la Coppa Ticino, che per noi è un grande valore perché è un trofeo estero che abbiamo portato in Italia. E dopo un po' di anni, su decisione federale, appunto la federazione ha deciso di far ritornare tutte le realtà che militavano in campionati esteri in Italia, e per cui si è creata una condizione interessante per riportare tutte le realtà sotto un unico, diciamo, cappello organizzativo, e quindi ad oggi mi sento e sono di nuovo mastino, diciamo così. L'anno scorso è stata un'esperienza con un nome transitorio e quest'anno si ricomincia. Ecco, l'anno scorso i Bandits, no? I banditi di Varese, si sono comportati discretamente, ma la cosa fondamentale che vogliamo ricordare è che la storia dei Mastini sta per tornare. È una storia che si proietterà nel futuro e poi avremo come ospite nella seconda parte della puntata Giancarlo Merzario, ma ci terrei appunto che Matteo ci spiegasse anche la sua volontà di riprendere un po' il marchio dei Mastini, perché nasce un po' da lei, giusto, questo impulso? Sì, è un'idea condivisa con anche Matteo Torchio, che poi è presidente di Coop 1977, che è la società che 3 anni fa ha avuto l'idea ed è stata la prima cooperativa iscritta alla federazione. L'idea è sicuramente quella di ripartire da un marchio conosciuto, da una storia che è la storia della città, cercando di attirare sia investitori che soprattutto giovani a provare questo sport che
è sicuramente bellissimo e che poi è parte integrante della città, della storia di questa città, per cui questi sono sicuramente i primi passi. Bene, Cesarini anche lui è molto giovane, è un ragazzo del 1986, quindi nel 95 aveva 9 diciamo anni. Che questa coppa mi incute quasi dei timori, nel senso che mi richiama tantissimi bei ricordi. Ecco, ci ha confidato prima di andare in onda Matteo che ha bevuto anche lui in questa coppa. Sì, beh, è stata un po' una cosa furtiva perché l'età era fuori luogo per certe cose, però nell'arrivo del pullman, di cui mi ricordo alcuni momenti, eravamo lì dietro, insomma, dietro il parcheggio del Palaghiaccio con mio padre, con tante persone che adesso si rivedono e ci si scherza sopra quei momenti, ecco, però è stato un momento che ricordo come importante, ecco, in quelli legati ai miei ricordi dell'hockey. Ecco, Avvocato, ci ricordi un po' com'era l'atmosfera di quei giorni quando Varese è andata in Slovacchia a vincere questa Coppa, a portarla a casa, insomma? L'atmosfera inizialmente non era di grande fiducia perché si andava a incontrare, diciamo che la manifestazione che abbiamo vinto può corrispondere nel calcio attuale alla Coppa UEFA, quindi una manifestazione di livello europeo assoluto, con due squadre russe che erano in finale, di cui il Magnitogorsk negli anni successivi ha vinto più di una volta la Champions League, diciamo, dell'hockey. Ecco, volevo dire che anche che l'ultima Coppa vinta da una società varesina, ma anche l'unica Coppa europea che ha vinto una squadra di hockey in Italia, per cui è ancora più storica. Quindi un po' di incredulità, io ricordo che arrivò la notizia della vittoria contro i padroni di casa del Trencin ai supplementari nella semifinale, coperture non ve ne erano televisive, c'era qualche esploratore che aveva seguito la strada in un tragitto in pullman che credo sia stato avventuroso, ma forse Merzario potrebbe descrivercelo. E quello che ricordo bellissimo è che il giorno della finale, che era il 29 di dicembre, credo, ricevette una telefonata a metà mattina dalla signora Colombo che mi dice: ma ciao, hai il passaporto? Fa sì, trovati alle 3 a Malpensa. Io sono andato a Malpensa alle 3 e con un volo charter siamo atterrati a Bratislava. Da lì con una Mercedes un po' rappattumata perché era appena caduta la barriera, il muro di Berlino, diciamo, insomma, e siamo andati un'ottantina di chilometri a Trencin e abbiamo avuto una soddisfazione incredibile perché nessuno metteva in primitivo che avremmo vinto, quindi grande entusiasmo quando sono tornati i giocatori, come diceva Cesarini, accolti al Palaghiaccio e poi a notte fonda festa in discoteca con la coppa che si è salvata a stento perché è maneggiata da una ventina di hockeyisti ubriachi di birra e ancora intera, vuol dire che ha un destino importante. E oggi è appunto nelle braccia qui a Biancorossi News. È un onore. Un onore per Giulia avere questa coppa e tenerla fra le braccia. Matteo, insomma, Varese dove può arrivare? Ma dove può arrivare? Sappiamo da dove possiamo partire adesso a breve, quindi stiamo organizzando la nuova realtà, un nuovo team, stiamo andando da fare per trovare sicuramente nuovi giocatori, nuovi partner, nuovi, diciamo, sponsor, ma sicuramente anche compagni di viaggio che vogliono condividere la passione che c'è per questo sport, e gli obiettivi sono comunque importanti perché militeremo nel campionato d'Italian Hockey League, che non avrà più il Milano che è salito nella categoria superiore, ma le altre squadre si rafforzeranno anche a seguito di alcuni cambiamenti e di qualche squadra che è venuta a mancare, per cui i giocatori saranno tutti concentrati in poche squadre e di qualità. Cerco di fare un po' di pressing, insomma, nome di qualche acquisto, manca poco alla definizione della rosa completa? Sì, noi partiremo il 20 agosto con le attività a secco di Off Ice e poi il 3 settembre saremo sul ghiaccio e quindi manca poco, siamo addirittura d'arrivo con 4-5 nomi. Uno aspettiamo solo il pezzo di carta, però. Vabbè, dai, anticipiamolo qui a Biancorossi News. Sì, non possiamo fare nomi per accordi voluti, però sì. siamo molto, pensiamo di poter alzare sicuramente il livello della squadra. Meno l'identikit del sì, gioco. Beh, diciamo che stiamo puntando a far tornare a Varese i giocatori che sono cresciuti a Varese, perché già di qualità ce ne sarebbe molta se avessimo in casa ciò che il vivaio di Varese è cresciuto, per cui il primo obiettivo è quello. Ecco, anche lei è un prodotto del vivaio.
diciamo così. E quindi, cioè, che cosa c'è di speciale a Varese? Che... Ma di speciale c'è tutto questo che si è vissuto, secondo me. Cioè, questa coppa, l'atmosfera, il fatto che comunque quello stadio evoca tanti, tanti ricordi, e secondo me bisogna utilizzare quei ricordi per cercare di guardare avanti e affrontare l'hockey che viviamo oggi, con la visibilità che può esserci oggi, e cercare di trasmettere questa passione che ha portato a questi grandi risultati. Ecco, mi piace il termine che ha usato Cesarini per indicare il Palazzo del Ghiaccio, lo stadio del Ghiaccio, insomma, non vedo perché non si debba chiamare così. A che punto è la convenzione con il comune? Insomma, c'era un progetto, mi sembra. Sì, c'è un progetto che abbiamo depositato in comune, oramai è passato un po' di tempo, lo si sta analizzando, il comune sta facendo le dovute analisi, ci stiamo confrontando oramai da un po' di tempo, la trafila burocratica è lunga, confidiamo di trovare la strada migliore che non mette in difficoltà né noi né il comune. Sicuramente speriamo di accorciare i tempi, perché la struttura invecchia e necessita di interventi drastici, anche per aiutare la sopravvivenza dello sport stesso, perché così non riusciamo più a fare attività. Ecco, se mi concedete un ricordo personale, io quando avevo 3 anni abitavo proprio davanti al Palaghiaccio e vedevo il Palaghiaccio che stava crescendo, era proprio del 77 il Palaghiaccio, insomma, quindi vedevo tutti i giorni questa struttura che stava crescendo, che stava per essere costruita. Il Palaghiaccio, appunto, è stato ospitato anche un film, Delitto a Porta Romano, con Thomas Milliam, ci sono stati anche Aldo, Giovanni e Giacomo nel 96 e soprattutto sono vinti 2 scudetti nel 87 e nell'89. Brianza, qual è il ricordo più bello, a parte questa coppa che ha dell'Hockey a Varese? Sicuramente io allora ero sostanzialmente un tifoso, facevo parte della società senza incarichi, ma il primo scudetto vinto contro il Bolzano dopo una famosa finale dell'anno precedente finita in modo stranissimo con il computo dei rigori, adesso non stiamo a spiegare, ma praticamente il Bolzano vinse i rigori perché ne furono tirati 5, avremmo vinto noi. Dopo la fine della partita si accorsero, decisero che i rigori da tirare erano 3, e dopo 3 aveva vinto il Bolzano. Questo sì, era l'antefatto. sembra una barzelletta, ma è successo così, dà un po' l'idea di quello che era e forse è ancora la federazione di hockey su ghiaccio. Quindi quello, grande entusiasmo, perché fu il primo grande successo. Molto molto difficile, il secondo scudetto più facile perché era la squadra nettamente superiore. In quest'anno della Coppa il rammarico fu che non riuscimmo a vincere lo scudetto, pur avendo una squadra che io credo fosse sicuramente superiore alle altre, però ci furono un po' di incomprensioni di spogliatoio probabilmente. La squadra diede il massimo in questa occasione, ma poi si perdette un po' alla fine, poi purtroppo l'hockey a un certo livello è finito e adesso io seguo con interesse gli sforzi per far rinascere un movimento anche su basi più solide, più sane, ma la strada da fare è tanta, insomma. Ecco, grazie Vincenzo Brianza, che inviteremo ancora qui con noi, ma adesso c'è lo spazio, c'è appunto Matteo Torchio, c'è uno spazio dedicato a Matteo Torchio, e prego il nostro regista Stefano Rossi di mandarlo in onda. Grazie. I Mastini sono un'unica cosa e la prima squadra dobbiamo essere noi in ufficio. Noi in ufficio perché la società, pur essendo un'associazione sportiva, la dobbiamo vedere come una qualsiasi società che vende un prodotto. Per questo stiamo facendo un programma a 3 anni, stiamo guardando il settore giovanile come se fosse la nostra ricerca e sviluppo, perché nessuna azienda senza nessuna ricerca e sviluppo può avere un futuro, e entriamo, vogliamo entrare nel cuore di tutti quei tifosi che negli anni d'oro hanno riempito il Palalbani, per riportare un po' di loro in la storia nel futuro.
Per questo ovviamente serve una squadra più competitiva. Non farò nomi, ma vi posso dire che stiamo valutando l'inserimento di 4 giocatori più un portiere. Da quest'anno il campionato IHL dà la possibilità di avere uno straniero in squadra e siamo quasi in chiusura con una persona. Possiamo dire oltreoceano arriva questa persona, non è europeo. E il nostro pensiero e la nostra idea è di cercare di iniziare a riportare chi ha fatto il settore giovanile nei mastini e quindi riniziare a farli giocare con la prima squadra. Benissimo, belle le parole di Matteo Torchio, e abbiamo appunto Matteo Torchio, presidente, diceva la storia nel futuro, abbiamo Giancarlo Merzario. Buonasera a tutti. Buonasera, come va? Bene, bene, tutto bene. Cuore di mastino, che cosa significa avere il cuore di mastino? E qua ne abbiamo appunto un mastino. Cuore di mastino vuol dire avere una passione verso l'hockey, che è comunque uno sport che a Varese ha dato tanto e ha ricevuto anche tanto a livello di affetto da parte dei tifosi in generale. Ecco, Merzario, giocatore, anche allenatore, coach, che cosa si aspetta dal futuro? Ma il futuro di Varese, almeno spero, in un futuro orologio, perché ci sono dei giocatori giovani che devono farsi un po' di esperienza e quindi speriamo che sia un futuro orologio, ecco, da quel punto di vista. Come giocatore, Giuseppe? Questa bella domanda. Occhio, cosa dici? Buon giocatore? Ah, lui, scusate. Sì. sì, no. È un buon giocatore e anche lui è uno di quelli che è cresciuto dal settore giovanile e quindi è venuto fuori da una scuola di allenatori sì. Slavi. Troppo buono. Alla Nando, come messaggio. Esatto, esatto. Cesarini, che cosa c'è da imparare ancora da Merzario? Tantissimo. Nel senso, vabbè, per me è un piacere tuttora, nel senso, essere in spogliatoio con lui. Ma a parte quello, sicuramente come senso di sacrificio, di squadra e anche appunto condivisione di un unico obiettivo, secondo me è sempre stato un esempio da quel punto di vista e poi un'esperienza imbattibile, nel senso, da quel punto di vista lì. Alla fine, 4 cose le hai anche vinte, come si suol dire. Sì. Qual è l'immagine che Merzario si porta più nel cuore di Mastino, ma senz'altro, della vita di Mastino? Sì, no, ci sono diverse immagini perché sicuramente la Federation Cup è stata una cosa particolare, una cosa unica perché abbiamo vinto qualcosa di impensabile per l'hockey italiano di allora. Se penso a quell'annata, penso soprattutto a un discorso, prima sentivo l'avvocato Brianza parlare. Quell'anno avevamo una squadra fortissima con un budget importante che avrebbe potuto vincere il campionato. Purtroppo c'erano all'interno dello spogliatoio piccoli clan, un po' di galletti, insomma, e quindi alla lunga, nell'arco di una stagione abbastanza lunga, sono venute fuori diverse situazioni particolari all'interno dello spogliatoio e non abbiamo vinto il campionato. Però la Federation Cup è stata una cosa unica perché in 3 giorni la squadra si è ricompattata e siamo riusciti a dare il massimo, il meglio in quei 3 giorni. Ecco, fra l'altro appunto avete messo in fila anche tutte le squadre di nazioni che hanno una tradizione ben più importante nell'hockey rispetto all'Italia. Perché l'hockey è speciale? L'hockey è uno sport che sicuramente dal vivo è molto bello da vedere, c'è molta velocità, ci sono i contrasti, è uno sport fisico, quindi da quel punto di vista è uno sport che soprattutto dal vivo dà il massimo, insomma. Cesarini, perché l'hockey è speciale? È speciale perché io parlo più magari anche della trafila da settore giovanile, ti dà quel qualcosa di diverso, no? L'attrezzatura, l'essere a scuola, dire io gioco a hockey, se non è proprio la stessa cosa di dire gioco a calcio, gioco a basket, alla fine è così. E quindi quello ti resta. E poi vabbè, è anche molto più internazionale, no? Nel senso come esperienza. Certo.
venendo poi quando cresci e vai in una squadra magari senior così, sì, sicuramente è molto più fisico, ti dà tanta più soddisfazione, ma per averla devi anche avere una condivisione, deve esserci un'alchimia particolare con tutti, se no non funziona. Ecco, il tempo è volato, sarà appunto che parlare di hockey è sempre bello. L'argomento, diciamo, relativo al vivaio e al settore giovanile ci preme molto, ma io qui formulo l'invito a Matteo Cesarini, ma anche a Giancarlo Merzario e a Matteo Torchio, di tornare per parlare approfonditamente dei piccoli mastini, il cui cuoricino batte già forte per l'hockey su ghiaccio. È vero, Merzario, che le trasferte dell'hockey sono uniche, sono speciali, insomma, ore di pullman per poi magari andare a giocare in impianti come quello di Cortina, che purtroppo adesso è stato coperto, dico purtroppo perché era molto affascinante, per poi magari non giocare neanche, oppure giocare in mezzo al gelo. Ecco, ci ricordi qualche trasferta? Sì, ma ecco, la trasferta della Federation Cup è stata una trasferta lunghissima, perché siamo partiti col pullman da Varese, nevicava qua, siamo arrivati là che nevicava ancora, è durata, non so, se 18-20 ore. E quindi quella è stata una trasferta particolare, e anche il ritorno, perché ovviamente si festeggiava sul pullman una vittoria che tutti pensavano incredibile, insomma impossibile. E quindi trasferte poi per l'hockey sono comunque trasferte sempre lunghe, perché da Varese spostarsi nelle valli ci vogliono ore, insomma. Certo, vittoria storica, come è stata storica la vittoria che l'Italia proprio oggi, ma molti anni fa, nel 1982, festeggiava a Madrid. Il nostro regista Stefano Rossi mi dice che abbiamo in linea Dino Zoff. Ma innanzitutto buonasera, grazie per avermi ospitato, e per me oggi è sempre una giornata particolare. Ogni anno quando arriva l'11 luglio la memoria corre sempre a quella notte di Madrid dove abbiamo realizzato un'impresa, perché se vi ricordate eravamo partiti praticamente spacciati, ci siamo qualificati alla fase finale per il rotto della cuffia, e poi il gruppo ha dato prova di grande maturità, abbiamo fatto direi un'impresa straordinaria, e quindi ogni anno per me questa data rievoca delle cose che veramente inspiegabili, delle emozioni forti, e io tutti gli anni rivedo quella partita, mi siedo sul divano di casa e riprovo le stesse emozioni di allora. Quindi sono cose che per un calciatore, per una persona, indelebili, te le riporti dentro per tutta la vita. Quindi io vi ringrazio per avermi dato modo di esternare questa mia emozione, vi saluto e mando un grosso in bocca al lupo ai telespettatori di Biancorossi News. A presto. Ecco, la nazionale italiana nel 82 aveva un grandissimo portiere, Dino Zoff, ma i mastini hanno avuto un portiere che non era da meno, che è stato portiere nazionale di hockey italiana, pur essendo, diciamo, italo-canadese, Jim Corsi. Merzario, ancora contatti con Jim? Sì, quando viene Varese, che viene spesso a trovarci, ci si vede. È stato un portiere, secondo me è stato il più forte portiere in Europa proprio in quel periodo. Ed era sicuramente una personalità anche all'interno dello spogliatoio, cioè non era solo un ottimo portiere dal punto di vista tecnico, ma era il leader assoluto di quella squadra. Quindi ho sempre dei bei ricordi di Jim. Ecco, quindi giocatore che era una bandiera, la nuova bandiera dei mastini, chi sarà? Cesarini? Servono personalità, per cui è ancora da scoprire, come da scoprire la prossima stagione. Abbiamo tante figure che secondo me avranno modo di dimostrare nel nuovo gruppo. Ecco, Cesarini è stato a suo modo una bandiera dei Killer Bees, e sicuramente potrà essere insieme a Merzario la bandiera dei mastini per la prossima stagione. Settimana prossima avremo una bandiera, la bandiera del Varese Calcio in assoluto, verrà nei nostri studi a farci visita Neto Pereira, Leonidas Neto Pereira. Quindi vi invitiamo a seguirci settimana prossima, sempre più numerosi, perché ci sarà sempre Giulia, il nostro bellissimo volto, il volto femminile di Biancorossi News. Un applauso. E un applauso anche a Matteo Cesarini, grazie Matteo per averci fatto visita, e al mitico Giancarlo Merzario. Grazie Merzi, che vogliamo vedere più combattivo, più grintoso che mai,
e proprio lui incarna il titolo di questa puntata, che è Cuore di Mastino. Grazie. Grazie per averci seguito, l'appuntamento settimana prossima.